Presidente, un commento a caldo su questa struttura, sul comune di Rende. 156 dosi, si arriva oltre 500 al giorno. Ecco, allora, già lei mi sta dicendo che c'è un aumento esponenziale. Questa è una struttura che è esattamente quello che noi cerchiamo in tutte le province e soprattutto all'interno di ogni provincia, in tutte quelle città, in tutti quei comuni che possono disporre di luoghi più o meno simili a questo. Per continuare questa campagna di vaccinazioni, i vaccini ci sono, le ASP le devono richiedere, la Regione continua a consegnarli. Per quanto mi riguarda, dopo aver preso atto che c'era questo indebolimento di qualche anello della catena, ho messo in campo la Protezione Civile, di cui mi pregio e mi fregio di essere non solo un sostenitore, ma di essere uno di loro, perché la Protezione Civile sta facendo delle cose enormi, per cui continueremo a far arrivare i vaccini sui territori. La gente deve essere vaccinata. Ho chiesto e ho informato la conferenza dello Stato-Regioni che la Calabria avrebbe vaccinato le persone deboli e quindi tutti i patologici, anche pregressi, e non solo loro, ma i loro conviventi, familiari conviventi e i loro accompagnatori ufficiali. Noi dobbiamo tutelare tutte le categorie deboli. Mi dicono ce la farete, ce la faremo. Mi chiedono della scuola, per quanto riguarda il mondo della scuola ho chiesto 59.000 dosi aggiuntive e il mondo della scuola sarà vaccinato, lontano e fuori da ogni polemica delle quali non mi voglio vestire perché non mi appartengono. La campagna è già partita perché abbiamo iniziato già al centro sociale Lanzino e poi all'Unione Ciechi. Poi si è optato per questa sede perché oltre ad essere al centro della città è più idonea e poi è stata messa a disposizione dal gestore. E qui cercheremo di portare a termine la campagna vaccinale perché finiremo gli ottantenni, purtroppo le date per i vaccini dipendono dalla disponibilità dei vaccini, quindi noi man mano che abbiamo le dosi prenoteremo i cittadini, li convocheremo. È normale che l'obiettivo nostro è quello di arrivare a più vaccini possibile al giorno, almeno 500-600, anche perché questa sede scelta adesso si offre tranquillamente. Speriamo che arrivino i vaccini perché insieme poi ai volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, dell'Associazione dei Carabinieri stiamo cercando di organizzare tutto e mi sembra che oggi, a differenza che di quando è successo in altri posti, stia correndo tutto per il verso giusto, quindi non ci sono attese lunghe, la gente, gli anziani vengono accompagnati, si accomodano, vengono accompagnati poi a fare il vaccino, ci sono i medici di famiglia che stanno vaccinando, quindi è un momento questo dove ci vuole la collaborazione di tutti e quello che trovo inopportuno oggi sono le critiche perché una vaccinazione di massa non era mai successa, quindi chi ha soluzioni in tasca magari invece di criticare venga e le proponga, perché questa pandemia ha trovato impreparato il mondo, non l'Italia, quindi ci auguriamo che al più presto, magari correggendo gli errori che man mano si fanno, si trovi sempre la soluzione migliore, però l'obiettivo è quello almeno nostro di vaccinare più rendesi possibili, in concorso sempre con l'ASP che man mano, ve lo dicevo prima, ci comunicherà le dosi che abbiamo, ma io sono ottimista perché anche il Presidente del Consiglio Draghi, ho sentito ieri, vuole aumentare le vaccinazioni perché è l'unico strumento per arrestare questa corsa del virus nel mondo ormai. Noi ci siamo, il sindaco, l'amministrazione comunale di Rende sta mettendo a disposizione tutto quello che può, dal personale alle strutture, anche a tutto quello che possiamo. Io confido poi nella pazienza anche dei cittadini perché magari ognuno vorrebbe chiamato prima, però purtroppo ci sono degli elenchi e delle priorità. Noi man mano che i medici di famiglia ci mandano gli elenchi convocheremo tutti.